C'è una sorpresa per lei, signorina. Posso entrare? Sì. Guardi cos'è arrivato. Lo apro, eh? Sì, sì. Ho una mezza idea di sapere che cos'è. Che meraviglia! Non se lo prova! Via, via, nascondilo, portalo via, mi fa venire il crampo! Oddio, che dolore! Il crampo presso il massaggio a... Minogo, mai visto una cosa del genere? Eh certo! Mai visto? Non puoi capirlo, è una cosa di dentro, interna. Ah, che dolore! Ah. Ma io dico, se il matrimonio le fa sto effetto, lo mandi a Remengo? Se tratta della sua vita, magari. Poi... Magari! È facile a dirlo, però come faccio se io non mi sposo, mio padre ci muore? Ma va là! Non ho mai visto nessuno morire per ste robe. Sì, però io sì. Insomma, io direi che se lei trova una scusa, per esempio, che è allergica. Allergica? No, no, non basta. Il ragioniere potrebbe avere un difetto. Un difetto quello lì. Ma va, è perfetto in tutto. Preciso, serio, fedele. Ah, fedele. Rubina mia. Ho i miei dubbi. Per me e compagno a tutti gli altri uomini. Buongiorno. Buongiorno, ragioniere. Buongiorno, cara. Sempre piena di pensierini gentili. Ci allieta le grigie ore del lavoro quotidiano. Ragioniere, se qui non ci fosse lei, non so mica come farebbero. Modestamente, conosco il mio mestiere. Passo la mia vita tra le sudate carte, come diceva... E questo chi è che l'ha fatto? Che bello! Non mi dica che l'ha fatto lei. Una sciocchezza. Mi distrae un poco dai numeri. Sono così aridi i numeri. Ma allora lei è un artista, questo non lo sapevo. Beh, un artista è un po' troppo. Mi diverto, ecco, è un hobby. Sarebbe capace di farmi il ritratto, mi piacerebbe. A te? Perché? Pensa che non verrei bene? No, no, al contrario. Verrebbe un busto statuario, perfetto. Ah, però, come si potrebbe fare? Se Delia venisse a sapere, chissà che cosa potrebbe pensare. Sì, è vero, meglio di no. Che peccato! Rubina, aspetta. Sai, ci ho pensato. Se tu vuoi quel ritratto, io te lo faccio, che ne dici? Rubina, è pronto il caffè? Vengo! Aspetta un momento, meglio se vado prima, io non si sa mai. Ma come, non è ancora arrivato questo caffè? Adesso lo porto. Arrivederci, ragazze. Ci riguardi qui i progetti. D'accordo. Allora, tra un po' ti sistemi e ci saluti, eh? Sei contento? Ma, non mi posso lamentare, eh? Rubina! Ci vediamo. Va bene, ciao. Rubina! Rubina! Ma che bella coincidenza! Che fai da queste parti? Oh, signor Giovanni, io faccio la spesa, vede? Lui piuttosto. Io lavoro qui, è il mio impiego fisso questo. Ma guarda, io vado. Senti, perché non approfittiamo di questo incontro casuale e gradito per andare a casa mia? È per quel ritratto che ti ho promesso. È proprio un diavolo tentatore, lui. E non pensa cosa direbbe la signorina Delia. E se venisse a saperlo? Beh, in fondo non facciamo niente di male. L'arte è arte. E poi bastano mandargliela a dire. Te pare? Ma certo, è quello che dico anche a me. Oltretutto io abito qui, appena girato l'angolo. E allora andiamo, non stiamo a perdere tempo. Sono proprio a due passi. Non credevo che si potesse creare subito questo stato di grazia fra noi due. Mi sì, invece. Veramente, si vede che sei una donna sensibile, amante dell'arte.
Pardon, perdonami. Vedi, ma qui il vestito dovrebbe stare un pochettino più in basso. È una questione plastica. Il seno bisogna vederlo un zinzinino, appena appena, sai? Così va bene? Molto bene, molto bene. Che emozione! Hai un seno delicato, delicatissimo. Non ti muovere, stai ferma così. Mi è venuta l'ispirazione. Come? Dicono che tutte le donne hanno un seno più grande e uno più piccolo. Tu che cosa ne dici? Ma non dire sciocchezze! I tuoi sono perfetti. Vedrai, ti farò un ritratto che esprima tutta ricchezza interiore, perché tu sei un essere spirituale, elegiaco. E quando l'hai scoperto questo? Dal primo momento, non appena ti ho vista. Ho sentito in te un'anima gemella, sublime. Oddio, sono cascata, adesso mi rimetto a posto. No, ferma così, per carità. Questo è il tuo istinto artistico, la gamba dà uno slancio modiglianesco, direi. Così? Molto bene. Così? Più che modiglianesco, ma perché non ci ho pensato prima? Le gambe suggeriscono la prospettiva. È un contrasto perfetto. E così? Ci dovrebbe essere più prospettiva ancora? Magnifico. E così? Ineffabile. E così? Oh. E così? Sensazionale. E così? Paradisiaca. E così? Fantasmagorica e funzionale. E così? Statuaria. Ti posso fare una confessione? Dimmi. Avvicinati. Ho sentito subito che sei un uomo straordinario. Davvero? Voi uomini non capite niente, ma bisogna proprio dirvi tutto. Sì, tutto, tutto, dimmi tutto. Sei un uomo molto affascinante. Che io? Oh, oh, Vergine Santissima. Hai percepito il mio magnetismo? Ciò, mi sono una donna, non sono mica fatta di legno. Oh, io nemmeno. Anche se come un legno ardo. Ecco. Vedi quante cose che abbiamo in comune. Ma certo, sei radiosa. Rosa fresca e olentissima sei. Oh, ragioniere, non vorrei mica farmi del male. No, no, no. Approfittare di me che non mi posso muovere, che sono in posa. Oh, ragioniere, che fuoco. Ma non faccia così. Sì, sì, sì. Io sono debole. Poi mi vergogno con tutta questa luce. Ci vorrebbe un po' più di atmosfera, ragioniere. Hai ragione, sono un impulsivo, un uomo sensuale. Rubina, immergiamoci nell'oscurità, per favore. No, 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 ci penso io. Tu pensa a levarti lo spolverino che puzza di vernice. Oh, perdonami. Un minuto e sono immediatamente da te. Aspettami. Del tuo dote petto. Da! Rubina, eccomi qua. Sono tutto tuo. Chi è? Brutto porco maiale! E con questo il conto è chiuso, chiaro? Non farti vedere mai più! Tra noi tutto è finito, finito!
Delia! Dove? Avanti, Rubina, diglielo, diglielo! Io tremo ancora soltanto a pensarci. Ma allora, ti ha fatto del male? Ma no, non ha fatto in tempo perché sei arrivata Delia. Io se lo prendo quel farabutto non so che gli faccio! Sono sicuro che tutto quanto si chiarirà, ma sarà stato un momento. Del resto si tratta del tuo futuro marito, no? Ho detto che non mi sposo e non mi sposo! Sì, vabbè, ma il negozio, gli affari, qui va tutto per aria. Calmati, Davide, non ti arrabbiare, ti fa male, ti prendo la coramina. Ma perché mandar tutto all'aria? Qui c'è il signor Leo, c'è la signorina Delia, c'è lei. Io oramai... Ma cosa, lui, signor Davide, sei più in gamba di tutti. Ma sì, papà, poi c'è sta anche Rubina, lei ci può dare una mano, è tanto brava, vero che sei brava? Beh, se per i conti, io ho anche il diploma di computista. Rubina! E già, e perché no? In fondo lei ci sa fare, no? Certo che ci sa fare. E come? Insomma. Grazie. Arrivederci.